Cioè io voglio essere molto chiaro. Se io dovessi consigliare una persona che vuol fare giornalista, che ha studiato magari anni e anni per fare giornalista, il consiglio principale è: pensa a un piano B. Ma lo dico molto onestamente. Cioè vi ho già raccontato come le redazioni dei giornali, cioè io, allora ve lo dico, ho compiuto un'operazione di un certo successo con la 7, no? Ho preso un telegiornale che era catalettico, no? E l'ho rilanciato molto fortemente. È successo esattamente in 4 anni, no? Da 4 anni a questa parte. Io in questi 4 anni ho potuto assumere una persona. E non ho la ragionevole speranza di fare assunzioni per i prossimi anni. I grandi giornali, Corriere, Repubblica, non fanno assunzioni. Possono prepensionare, arginare lo stato di crisi, vendersi la sede, tutto quello che stanno facendo. Ma la prospettiva di assumere tutti, quando sono stato assunto io, quando ho cominciato a fare io nel 1980 il giornalista, ragionevolmente tutti voi spostati indietro di 34 anni avreste potuto fare giornalisti. C'era spazio per nuove iniziative che sorgevano, giornali floridi. Adesso la situazione è completamente diversa. L'ultimo contratto di lavoro che è stato firmato pochi giorni fa prevede una miseria per articolo scritto, prevede delle condizioni umilianti per i nuovi giornalisti e soprattutto non tutela minimamente la possibilità di assunzione. Io ho già detto in generale che secondo me la vostra generazione, come ormai anche quella che l'ha preceduta, sono state completamente sacrificate all'altare della permanenza su livelli accettabili di remunerazione delle generazioni precedenti. E se io facessi parte della vostra generazione tenterei di fondare un movimento dei giovani che va in piazza tutti i giorni davanti a Palazzo Chigi o agli altri palazzi del potere, perché è stata una solenne fregatura. Oggi nessuno ha interesse, ha ancora interesse ad assumere dei giovani. Non solo, ma come vi ho raccontato, i giornali ormai secondo me sono rassegnati ad andare avanti finché possono con la loro formula destinata ai lettori attuali senza pensare ai lettori del futuro. E così le televisioni. Se dovessi rispondere con un mentana ottimista al mentana pessimista, direi: ma gradualmente queste generazioni diventano generazioni spenditrici, cioè di persone che si affacciano alla società e quindi hanno un ruolo e quindi hanno bisogno di una rappresentazione anche nel settore dell'informazione attraverso le modalità che scaturiscono ovviamente dall'era digitale, dal fatto di essere nativi digitali. Quindi se c'è un settore che potrebbe avere un boom e quindi la necessità di occupati nel settore giornalistico è quello dell'informazione via web, ma con modalità che ancora io non conosco. Quello che io vi consiglierei a un giovane di aspirazione giornalistica di oggi è di pensare a come deve essere l'informazione, di come deve cambiare l'informazione che nasce dal web, perché questa è l'unica frontiera che ancora resta da esplorare e in cui secondo me, come succedeva nella nuova frontiera americana, quella roba dei cowboy, cercatori d'oro, l'offensiva verso ovest, diciamo, è una nuova frontiera in cui ci possono essere terreni fertili, arabili e la possibilità di lavoro.